Bentrovati a 19 Live, come sempre riflettori accesi sulla scuola, una scuola che oggi presenta un documento per i candidati a sindaco delle prossime elezioni comunali di Palermo e lo facciamo salutando intanto l'onorevole Francesca Donato, candidata sindaco. Daniela Crimi, dirigente scolastico, Anna Maria Balistreri, docente, Francesco Locascio, docente. Bentrovati a tutti, grazie di essere con noi. Buonasera. Allora, apriamo subito perché ai nostri amici telespettatori, quindi parliamo con chi sta a casa, evidentemente capire che cosa è successo in questi ultimi mesi, perché un gruppo di quasi tutte le scuole della città si sono riuniti per stilare un documento. Daniela Crimi ci introduce all'argomento. Sì, Roberto, il nostro è un documento tecnico, un documento di pochi punti, che sono i punti critici che qualsiasi amministrazione o di destra o di centro o di sinistra, non ne vogliamo fare una questione né di partito né di schieramento politico, ma semplicemente una questione tecnica. Ci siamo, diciamo, da persone competenti, da persone che hanno vissuto la scuola in questi ultimi anni, soprattutto in cui la scuola ha attraversato un momento molto difficile, quello del Covid e non solo, ci siamo interrogati su che cosa potessimo fare noi, anche non volendoci candidare, almeno io in prima persona, ma comunque volendo manifestare l'amore per la nostra città e cercando di fare qualche cosa di utile e di impegnativo, perché un impegno c'è stato nello stilare alcuni punti critici, programmatici, che possono essere donati. Questo, ecco, colgo l'occasione per ringraziare la nostra candidata, che Donato fa di nome e quindi, ed è anche una donna, e quindi mi piace cominciare, stiamo cominciando bene con una candidata donna. Abbiamo stilato un documento con alcuni punti, proprio alcuni suggerimenti tecnici che provengono proprio dal mondo della scuola, che non è fatto soltanto da dirigenti scolastici e docenti, ma è fatto anche da genitori, da persone che comunque hanno vissuto la scuola a tutti i livelli. E abbiamo dato delle idee, dei suggerimenti da regalare in un certo qual modo a tutti i candidati sindaci, proprio per un gesto di amore nei confronti della nostra città. Un documento che proviene da persone che la scuola l'hanno vissuta e la vivono in prima persona e che certamente anche nel ruolo tecnico che ricopriamo sappiamo da dentro quali sono, diciamo, i punti deboli e diciamo, dei suggerimenti tecnici che dovrebbero essere per primi affrontati da qualsiasi amministrazione. Abbiamo parlato della sicurezza, è chiaro, il Comune di Palermo deve farsi carico in primis della sicurezza degli edifici scolastici, essendo appunto l'ente proprietario di tanti edifici. E lo voglio fare dire alle persone che questi suggerimenti li hanno dati perché vivono la scuola in prima persona. Abbiamo per esempio Anna Maria Balistreri, che è appunto una docente, oltre che una persona di cultura, perché è impegnata in questi ultimi anni in tanti progetti a favore dell'infanzia e non solo, degli adolescenti, dei ragazzi, il progetto sulla lettura itinerante che ha attraversato tutti i luoghi anche, diciamo, più critici e più fragili della nostra città. E Francesco Locascio, che oltre a essere un docente è il portavoce della Consulta della Pace. Allora, sentiamo subito. Io naturalmente, se l'onorevole Francesca Donato è d'accordo, farei il giro prima dei docenti e poi sentirei lei. Allora, professoressa Anna Maria Balistreri, prego. Sì, la mia domanda è una domanda di triste attualità, nel senso che il Covid sembra che sia un problema superato, almeno vogliamo fortemente non parlarne più, ma io già mi pongo nell'attesa del prossimo anno scolastico. Poiché il Covid a scuola c'è, e io stessa ne sono stata vittima perché sono tantissimi ragazzini positivi, cosa si sta pensando per affrontare il nuovo anno scolastico? Si è fatta tanta teoria, eppure sono passati 2 anni. I dispositivi di ventilazione, che sarebbero una grande forza per depurare l'aria e per
quindi sistemare in qualche modo, evitare di tenere le finestre aperte, che non è una garanzia e non è una soluzione. Come si è pensato di arrivare a questi dispositivi di ventilazione? Come predisporli per le scuole? Onorevole, prego, può, se vuole, se no sentiamo prima l'altra, però io le consiglio... Per me possiamo sentire tutti gli interventi. Allora, prima, facciamo gli interventi, sì, perfetto. Quindi facciamo adesso il professor Francesco Locascio e poi sentiamo Daniela ancora. Quindi chiudiamo il giro e poi sentiremo l'onorevole. Prego. Locascio. Deve smutarsi. Perché... No, così ha spento direttamente. Vediamo un attimo. Pronto? Se ce la facciamo, adesso ce la facciamo, prego. La voce c'è? Benissimo. Allora, sarei stato anch'io interessato ad ascoltare la risposta ed evitare di dare la scelta su a cosa rispondere e cosa no. Il tema che a me interessa particolarmente nella mia veste di responsabile della consulta per la pace e i diritti umani è duplice. E intanto riguarda la continuità di questa istituzione creata dal Consiglio Comunale e il lavoro che verrà fatto appunto sul tema dell'affermazione dei diritti umani e la promozione dell'educazione alla pace nelle scuole, quale concorso pensare da parte dell'amministrazione comunale. Ma questo in particolare con un'attenzione al tema dell'accoglienza. Quali misure ritiene di poter mettere in essere l'onorevole qualora dovesse diventare sindaco appunto sul tema dell'accoglienza, perché la caratteristica della nostra città è appunto la sua natura profondamente multietnica, multiculturale, con presenza di diverse confessioni, con un forte impatto anche dell'immigrazione, tant'è che parallelamente alla nostra consulta c'è anche una consulta delle diverse comunità etniche nominata appunto con metodo elettorale e quindi con anche una capacità di rappresentanza. Sono temi che hanno la loro importanza per noi docenti, perché le nostre classi, soprattutto nelle classi dell'infanzia e primarie, ma via via su tutti i vari gradi di istruzione, hanno una forte presenza di alunni provenienti da altre comunità e non ultimo ora finirà per raggiungersi, magari non tanto come nel resto d'Italia ma anche da noi, la presenza di alunni che potrebbero provenire per esempio dall'Ucraina ma non soltanto. Grazie. Allora, Daniela Crimi vuole intervenire adesso per una terza, così poi diamo la parola all'onorevole Donato. No, mi piace moltissimo le domande che hanno posto i colleghi, allora, e quindi voglio ascoltare le risposte. Bene, perfetto. Allora, prego, onorevole. Grazie. Grazie intanto per questo incontro. Trovo veramente ottimo questo approccio di interlocuzione diretta fra gli operatori della scuola e i candidati sindaci, perché tutti noi candidati sindaci, e mi auguro chiunque diventerà sindaco, abbiamo veramente bisogno di una interlocuzione proattiva con chi vive sulla propria pelle, con il proprio lavoro, le problematiche che interessano la città. Io naturalmente sono una mamma e anch'io ho avuto i miei figli a scuola a Palermo, quindi tanti dei problemi che immagino voi inserirete in questo memorandum che ci presenterete, magari qualcuno lo conosciamo, anche se poi chi vive la scuola da insegnante ha sicuramente un polso più preciso della situazione. Andando ai temi che avete sollevato, allora sicuramente il tema della sicurezza degli edifici scolastici è un tema caro a tutti, non solo credo agli insegnanti ma anche ai genitori da sempre, ed è da tanti anni che ahimè si sentono fare promesse sulla volontà e la possibilità di effettuare degli interventi di ristrutturazione negli edifici per assicurare proprio la tenuta e la sicurezza di questi edifici. Parlo soltanto già a partire dal rischio crolli che ahimè si è verificato in alcune sedi, ma anche all'ammodernamento degli impianti di riscaldamento, di condizionamento laddove sia necessario e anche di agibilità, no? Eventualmente ci sono delle scuole che hanno problemi di umidità, di adeguatezza delle classi, soprattutto delle strutture per la ricreazione, per lo sport, sia all'interno che all'aperto.
Io personalmente già ho attivato un team per effettuare un censimento approfondito di tutti gli immobili di proprietà del comune. È naturale che le scuole di proprietà del comune devono essere manutenzionate con una responsabilità prioritaria da parte del Comune di Palermo, e sicuramente questo è un impegno importantissimo. E il tema che ha sollevato invece la dottoressa Balistreri riguardante le misure per il nuovo anno scolastico in relazione ad una possibile nuova emergenza Covid. Allora, si è parlato moltissimo di questo tema della ventilazione. Io credo che sia necessario fare veramente una valutazione approfondita con dei tecnici e degli esperti, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista proprio strutturale, per capire quali sono le priorità, le cose più importanti, perché il Covid, come sappiamo, ha avuto un'evoluzione ed è un virus che continua a mutare per sua natura, e fortunatamente la mutazione continua ad evolversi in senso meno pericoloso. Quindi è da tempo che molti scienziati dicono che questo virus alla fine diventerà poco più che un raffreddore. Già per molti è una patologia che si prende a livello praticamente asintomatico, pauci sintomatico. Detto questo, personalmente credo che sarebbe molto utile all'inizio dell'anno scolastico effettuare degi esami proprio sulla popolazione scolastica, sulla situazione immunitaria delle persone, cioè fare una verifica dello status di immunità sia degli studenti che degli insegnanti, per capire quali sono veramente i soggetti a rischio in caso di eventuale infezione. Perché io credo che bisognerà cominciare a ragionare anche su un approccio individuale per eventualmente apprestare delle protezioni maggiorate e adeguate per i soggetti davvero a rischio, ma poi ritornare ad un approccio più normale, più quotidiano per tutti coloro che non lo sono, come già peraltro avviene da tempo nel resto d'Europa, dove insomma sono da tempo state abbandonate mascherine ed altre misure di protezione, visto che comunque l'immunizzazione naturale post guarigione dal virus è sostanzialmente avvenuta per la maggior parte della popolazione. Quindi io ritengo che su questo tema così complesso e delicato sia necessario fare un ragionamento approfondito con dei tecnici, sia medici, immunologi che appunto responsabili della sicurezza e dell'igiene pubblica. E per finire sul tema invece che sollevava il dottore Locascio dei diritti umani, io personalmente tengo moltissimo a questo tema, credo che sia uno dei temi più importanti di quest'epoca e di questo momento storico. Quindi l'educazione a livello scolastico riguardante sia la natura, l'importanza dei diritti umani protetti sia dalla nostra Costituzione che dalle norme europee, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e la necessità di assicurarne il rispetto effettivo a tutti i livelli vada implementata. E sicuramente il tema dell'accoglienza è un tema importantissimo per la nostra città, nella quale appunto vivono e coabitano tante etnie e tante comunità nazionali differenti, che devono essere messe nella condizione di incontrarsi, di integrarsi veramente, perché purtroppo quello che io registro che da anni avviene in questa città, come in tante altre peraltro, è stato un atteggiamento di verbale accoglienza, con l'apertura di porti e di arrivi di immigrati, ma poi è mancato completamente l'aspetto della integrazione, soprattutto dell'inserimento al lavoro e della preparazione anche della comunità cittadina autoctona nell'interazione con le comunità immigrate. E questo sicuramente deve partire dalla scuola, ma non solo. Credo che la pubblica amministrazione e il comune dovrà organizzare degli eventi di incontro, di scambio, di dialogo anche con delle fiere,
insomma, degli eventi di vario tipo, culturali o ludici di vario tipo, per appunto favorire questa reciproca conoscenza e questa integrazione. Facciamo il giro, Daniela, prego. Allora, dottoressa Donato, diciamo, rispetto alla prima questione, quello che ha posto la nostra docente Anna Maria Balistreri, io penso che la soluzione da lei proposta sia, diciamo, poco praticabile dal punto di vista pratico, perché non compatibile con la normativa sulla privacy. In che senso? Fare delle indagini sullo stato di salute dei lavoratori non è stato assolutamente, diciamo, percorribile anche in questi anni che noi abbiamo trascorso. Si immagini che per noi dirigenti scolastici era impraticabile, impossibile, così ci ha detto il garante, sapere se addirittura i docenti fossero vaccinati o meno. E quindi immaginiamo cosa si non si può, diciamo, percorrere questa strada. La vedo molto difficile dal punto di vista pratico, perché il garante della privacy censurerebbe, a mio parere, immediatamente qualsiasi possibilità di poter indagare su quello che è appunto lo stato di salute dei lavoratori. Per quanto riguarda la seconda risposta, quella data alla osservazione che ha fatto il nostro amico Francesco Locascio, che è anche portavoce della Consulta della Pace, ritengo che l'impegno da parte della nostra città debba essere molto profondo in questo senso. Non si debba limitare ad un, diciamo, semplice fiera di incontri e di occasioni per incontri. L'impegno sulla costruzione della pace, noi operatori della scuola lo conosciamo molto bene, è un impegno molto più profondo che noi viviamo ogni giorno e si costruisce non soltanto sulle fiere, sugli incontri, sui dialoghi, ma si costruisce su un'integrazione reale che avviene abituando i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i nostri bambini e le nostre bambine non semplicemente a convivere, ma veramente a scambiarsi tutto. Ed è quello che avviene, perché non c'è nessuna, appunto, differenza. Noi non abbiamo nelle nostre classi, non abbiamo abbiamo alunni e abbiamo alunne che abbiano, diciamo, poi una provenienza o un'altra, non ci interessa, per noi sono tutti alunni. Quindi io penso che l'impegno della scuola debba essere abbiamo bisogno di una garanzia da parte della di chi appunto amministrerà la nostra città, che la convivenza venga vissuta nella città come abbiamo fatto finora nelle scuole, cioè con una integrazione e con una vita insieme, come abbiamo fatto fino in questo momento, che si basi veramente su un concetto di integrazione reale e fatta di tutto e non di incontri sporadici. Casuali. Professoressa Crimi, vi consiglio di essere molto più sintetici, perché non abbiamo tanto tempo in questa prima parte. Lo voglio dire perché dirigo un liceo linguistico in cui certo, parla. È evidente quello che succede, già multietnicità è assolutamente. Noi i nostri alunni parlano inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese, russo, e parlano anche la lingua italiana dei segni per i ragazzi che hanno difficoltà. Bene, ecco. Faccio dare subito la replica intanto alla Donato. Grazie. Perché sennò non ce la facciamo con i tempi. Prego. Allora, riguardo al tema dei dati sensibili, io sono un avvocato, devo dire che mi sono occupata anche di questo tema, anche interagendo proprio con la presidenza del garante della privacy. Il problema non è tanto la raccolta dei dati, ma la loro gestione. Naturalmente i dati sensibili riguardanti i privati, ovviamente inclusi quelli sanitari, è importante che vengano gestiti in maniera adeguata, in modo da non essere resi conoscibili a chi non sia autorizzato per le finalità strettamente necessarie a raggiungere appunto l'obiettivo voluto. L'obiettivo voluto in questo caso è la protezione, chiaramente sarebbe, della salute degli studenti e del personale scolastico. Quindi non c'è una problematica giuridica in generale nella
eventuale verifica dello status immunitario dei soggetti, come non c'è stato ovviamente nell'effettuazione della campagna vaccinale e nella raccolta dei dati, perché ovviamente i dati sui vaccini diciamo somministrati sono a disposizione del Ministero e delle autorità pubbliche. L'importante appunto è che questi dati vengano gestiti nel totale rispetto della normativa sulla privacy, e questo chiaramente sarebbe fatto, sarebbe soltanto una diciamo una operazione che servirebbe ad avere dei dati aggregati, cioè a capire qual è la percentuale di soggetti non effettivamente immunizzati nelle scuole e capire come affrontare, a seconda appunto dei dati risultanti, la eventuale persistenza di un rischio per la salute. E, riguardo al discorso della integrazione, io mi dispiace, forse mi sono spiegata male, non penso assolutamente che si debba ridurre a degli incontri sporadici o delle fiere. Mi sembra implicito insomma che nella scuola avvenga e debba continuare ad avvenire un'operazione di integrazione a tutto tondo fra i ragazzi, fra gli studenti, ma penso che questo insomma già sia in corso da parecchio in tutte le scuole, non soltanto a Palermo, cioè sia una cosa ormai assodata nell'ambito europeo, dell'Unione Europea. Quello che intendevo dire è che naturalmente questo criterio, come giustamente da lei auspicato, deve rispecchiarsi in un clima cittadino a livello di comune nel quale appunto si lavora per la creazione di una comunità coesa, e in quest'ottica io mi riferivo a un ruolo del comune di promozione di eventi e di occasioni di incontro, di dialogo, di conoscenza maggiore fra le diverse comunità, perché personalmente forse non lo so, mi è sfuggito, ma non mi è sembrato di vedere negli ultimi anni molti di questi eventi a livello pubblico. Ecco, ciò che avviene all'interno delle scuole, che è importantissimo ed è lodevole per la formazione dei nostri ragazzi, credo che debba essere comunque supportato anche da esperienze e da occasioni di incontro e di confronto fra le varie comunità, anche per gli adulti, per i genitori, per chi non vive l'ambiente scolastico, in modo da appunto perpetuare anche al di fuori delle mura scolastiche questo tipo di lavoro. In ogni caso, ecco, la mia disponibilità è totale per qualsiasi tipo di confronto, di misure, di iniziative ulteriori. Ecco, andiamo avanti perché abbiamo soltanto 6 minuti. Professoressa Balistreri, in sintesi, un'altra sua domanda per l'onorevole. Non si sente. No, sì. Deve buttare via. Sì, scusate, non sono soddisfatta della risposta che ho avuto, perché certamente siamo sicuri che andrà tutto bene e che non ci sarà da ripensare ad altre situazioni catastrofiche. È pur vero che Shanghai è di nuovo in lockdown da 2 mesi, quindi se dobbiamo affrontare il problema a settembre sarà nuovamente troppo tardi. In ogni caso, da lì a fare una valutazione immunologica addirittura di tutto il personale scolastico, dove io avevo un alto tasso, mi ritenevo con 3 vaccini e con doppia mascherina, mi ritenevo assolutamente protetta, eppure a scuola l'ho preso lo stesso. Quindi pur facendo una valutazione immunologica non si ha ugualmente una copertura e una protezione necessaria né per gli insegnanti né per i ragazzi, poiché sono stati stanziati dei fondi che i comuni hanno a disposizione per questi dispositivi di ventilazione, perché non utilizzarli? Quindi non posso che ribadire quanto mi sta. No, ma forse no, non è chiaro. Io non ho detto che non voglio utilizzare questi fondi per gli impianti di ventilazione, assolutamente. Non ritengo che sia comunque una misura sufficiente per risolvere il problema. Quindi, peraltro, l'indagine immunologica, che è una cosa richiesta da tempo da parecchi esperti di immunologia, va proprio a verificare come anche le persone rispondano allo stimolo dei vaccini, perché anche 3-4 vaccini non è detto che assicurino una protezione immunologica, mentre ci sono persone che non sanno di aver contratto il Covid perché l'hanno avuto in maniera asintomatica e sono invece immunizzate. Quindi
è una verifica proprio scientifica affidabile della effettiva diciamo, esposizione ad un rischio di infezione e quindi anche di contagio da parte di ogni singolo individuo che a mio avviso andava fatta da parecchio tempo, per esempio in Belgio è stata fatta a livello proprio di popolazione generale e che io ritengo invece sarebbe necessario fare il prima possibile e su più larga scala possibile. Però, ripeto, mi riservo su questo tema di valutare possibili decisioni diverse o misure ulteriori a seguito di un confronto con degli esperti che non avrà luogo a settembre, ma prima naturalmente, in tempo per avere una strategia chiara e precisa per affrontare il nuovo anno scolastico, perché chiaramente l'obiettivo di tutti noi è quello della maggiore sicurezza possibile e della maggiore continuità possibile del percorso scolastico per il prossimo anno. Un ultimo intervento del professor Locascio prima di congedare la candidata sindaca. Prego. Grazie. Allora, mi sembra strano questo ottimismo. Mi pare che l'ultima nota della ANSA di 9 ore fa, per quanto riguarda Shanghai, parla di 20.000 morti, di 20.000 casi di contagio e più casi di morte. E c'è una stretta molto forte da parte del governo cinese con il loro classico stile, tutto tranne che democratico, ma in qualche modo tentano di trovare una funzionalità rispetto a questa situazione. A fronte di questo dovremmo dare delle risposte concrete, dovremmo pensare anche concretamente come fare con il vaccino, anche se per alcuni so essere un problema, forse anche per la nostra ospite. Su questo qua bisogna essere fortemente concreti, perché nelle scuole la situazione che noi abbiamo adesso, parliamo nell'arco di 1 o 2 mesi, abbiamo anche classi dove abbiamo avuto insegnante malate, 12 bambini con Covid su 20, e queste sono le situazioni della realtà dove lavoro io. Quindi l'ottimismo può servire a deviare rispetto e favorire l'atteggiamento di chi cerca di uscire, giustamente, lo capisco, per motivi economici, dalla condizione di restrizioni nelle quali ci troviamo, però con un'attenzione maggiore al dato del proprio portafoglio sovente piuttosto che a quello dell'interesse pubblico. Questo non deve essere. Bisogna trovare delle soluzioni. Mi scusi, ma non mi è sembrato di sentire ottimismo neanche dalla parte nel parlare, nel dire che in tutta quanta Europa si sta uscendo fuori dalla situazione e via discorrendo, la nota di ottimismo per me era quella. Vabbè, se ci mettiamo che poi allora non possiamo fare adesso un incontro parlando di Covid, perché avremo dei dati sballati. Pure quelli che vengono dalla Cina, che non sono vaccinati, per cui insomma, allora deve concludere. Perché... Mentre invece per quanto riguarda il tema che avevo toccato io, ho soddisfazione per l'interesse mostrato sul tema dei diritti umani, e questo senz'altro lo apprezzo. Non mi è sembrato di sentire granché sul tema della pace, dell'educazione alla pace. Siamo in una situazione di conflitto adesso. Rispetto a questo bisogna dare delle risposte e dobbiamo farlo anche perché nei confronti dei nostri ragazzi è fortissima nei bambini, per esempio, la paura di quello che sta avvenendo, ed a questo bisogna dare risposte che accompagnino i ragazzi ed educarli appunto a questa possibilità di convivenza tra diversi e nella prospettiva appunto del rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, che parla di ripudio della guerra da parte del nostro paese. Un auspicio. Allora, chiedo perdono, però purtroppo i tempi sono quelli televisivi. Rispondo proprio telegraficamente. Guardi, parto dall'ultimo tema. Sul tema della pace io sono assolutamente d'accordo con lei, nel senso che per me l'Italia ripudia la guerra, implica una necessità di
avanzare su un percorso di costruzione della pace e non di riarmo e non di investimento in armi, e questa è la mia filosofia. Evitando di mandare armi a destra e a manca. Esattamente, ovviamente. È la mia tesi da tempo, dal primo giorno, visibile su, con tutti i miei interventi anche al Parlamento europeo, quindi su questo siamo in totale sintonia. Peraltro credo che sia molto importante fare nelle scuole un lavoro di contrasto a questo clima di demonizzazione di alcune nazionalità, parlo peraltro chiaramente dei russi in questo momento, che vengono visti come fossero tutti un popolo di demoni, per una scelta di campo da parte del nostro governo a favore dell'Ucraina, che può essere comprensibile vista la situazione bellica, però non può implicare una discriminazione, un'emarginazione di bambini o di genitori o di famiglie che non hanno nulla a che vedere con il conflitto. E quindi questo da parte mia è assolutamente un tema sentito sul quale già mi sto spendendo a livello politico. Quindi la promozione della pace va fatta insegnando ai bambini il rispetto delle norme internazionali, la non discriminazione, il lavoro proprio per il disarmo e per il dialogo, per il negoziato. Per quanto riguarda il discorso del Covid, io le ricordo soltanto che in Cina, io sto seguendo da vicino tutte queste dinamiche, comunque la stragrande maggioranza dei contagi sono asintomatici. Purtroppo il governo cinese ha un atteggiamento, diciamo, poco democratico, sì, ecco, per dirla con un eufemismo, allora, per cui chiedo c'è perdono, questa, chiedo questo perdono. Lockdown. Sono mortificato, ma devo fermarvi europei, perché... La gestione del Covid anche nelle scuole è diversissima da quella che abbiamo avuto noi da mesi, e i risultati sono comunque molto buoni. Torneremo a parlarci, onorevole, la chiedo perdono, però purtroppo è un altro candidato al quale devo dare lo stesso tempo. Va bene, mi perdoni. Grazie, comunque avremo altre occasioni, no? Naturalmente, perché noi accendiamo i riflettori sulla scuola da più di 3 anni ormai, per cui insomma lo facciamo costantemente e la rinviteremo. Grazie all'onorevole grazie Donato per il momento. Buon lavoro. Restiamo con la professoressa Crimi e tra poco arriva Roberto Lagalla, altro candidato sindaco. A tra poco.